12 febbraio 1968. Il cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna, si dimette per motivi di salute dalla cattedra di San Petronio. In un'Italia sconvolta dal terremoto del Belice, alle prese con il primo governo organico di centrosinistra e con le prime avvisaglie della contestazione giovanile, sembra una notizia minore. In realtà, è stato Papa Paolo VI a chiedere al cardinale di rinunciare al suo incarico. Dietro le dimissioni si nasconde uno scontro interno alla Curia romana e una frattura su uno dei più sanguinosi conflitti del Novecento, la guerra in Vietnam.